Thank you very much. You can see. Yeah. Oh, yes. I never shared any thoughts on this thing. Well, I don't know. Well, tree there. License truck. I have the Ford, minivan, come quello lì. Però non lo so, mi dà l'impressione che quel Peugeot lì sia più rifinito. Mi dà l'impressione. Per tutti è... Vabbè, Mercedes è lasciato. Ma costa parecchio di più. Sì. Il piano costa 60-70 mila euro. Io l'ho pagato l'anno scorso, l'ho pagato 33-34. Nuovo? Sì. L'ho comprato perché costava quella cifra lì, perché sennò... Non avrei mai comprato. Ma è 7 o 9 posti? 8. 8 posti. Col guidatore 8 posti. Non c'ha il sedile davanti nel mezzo. Può fare anche 4-5 posti? Come? Cioè tre sedili dietro, sei sedili dietro, tre, due linee di tre. Ma non le puoi dividere? No, quello è fisso così. Si gira uno solo, si entra, c'ha due porte scorrevoli, ma si entra da una porta sola perché si apre soltanto un sedile, una porta sola. C'ha un po' di limitazione. Ora mi è arrivata la Ford, mi è arrivato che fanno una versione ora quest'anno. Tipo di anno, con i sedili di pelle, con tutto quello. Ma non mi sono azzardato a chiedere il prezzo. Intanto quello lì c'ha da durare un bel po'. Senti, io ho portato per qualche un paio di mesi i trasporti della Volkswagen. Uh-huh. Era favoloso. Però non ci ho fatto costare. Anche quello costa tanti soldi. Sì. Costava, va intorno, costano di più. Ora non lo so se la Ford ha fatto questo prezzo promozionale per entrare nel mercato, però il Volkswagen costava 50, c'era dai 10 a 15 mila euro di differenza con il Mercedes. Se il Vito costa 65, quello lì costa 50.
qual era proprio lo striscio del volo? Le macchine, cioè dici niente, ma anche 60.000 euro. Che poi io non faccio mica l'NCC, che c'ho bisogno di essere tutto perfetto, certo. Così. Io ho il bed and breakfast con John, se ci chiedono di andare da qualche parte, così cioè, ci posso c'è, mettere. C'è il mezzo per farlo. Capito? Certo. Ora quello lo fa per lavoro. Per l'amor del cielo. È un altro discorso. Anche che poi si ammortizza, scarica. Ammortizzi, ci prendi il leasing sopra, fai tutte quelle storie lì. Certo. Ma se fa specifico al lavoro in maniera, ce le può spendere. Sì, se no. Avanti di aver preso 60.000 euro di qualche tour perché vogliono andare a Pisa o... No, ci lavori parecchio. Fai per lavoro. Il problema è che quando più lavoro ci vuole la licenza. La licenza. Anche qui la posta. È facile. Anche la verità l'avevo trovata, ma poi ho detto di no. Infatti 50.000 euro. La licenza? Sì. Tanta roba. Anche lì o ti ci metti veramente a farlo quel lavoro lì. Che non è male, no, la moglie c'è. C'è il lavoro, però insomma però, lo devi fare. Sì. O fai l'NCC o fai la guida. Però lo sai che io penso che una persona come te che si deve se poi lavori la guida, la segretaria, fai dei piccoli, fai. Anche lì allenabili fanno tanta roba. Sì, sì, no, per c'è. Solo con i negozi. Sì, sì. That is the entrance we saw this morning. You can see the difference with the light and the sun. Yeah. So the all the greens that are on the walls. Do you know? I don't know if the Regina, they say they are capers. They are capers. In the spring times, they have the white flowers. The cars here. And here we have another valley with the other little villages, and Florence is on behind the hills in front of us.
small farms, do they sell to larger producers, or do they sell producer owned, I guess? Yes, I know. They have like a cooperation, like to produce all together the wine. So they spread the produce yeah, in one them. Label. So you can see San Gimignano at the back. A caccia sui cinghiali, i cinghiali, cioè dei ragazzi di Vico Pisana hanno fatto l'altra settimana una battuta di caccia a Monteverdi, Monteverdi prima di arrivare lì all'Arderello da quelle parti sì. Lassù. Non so quanti erano, tipo una cinquantina. Hanno ammazzato 14 cinghiali. Ha detto gli è venuto tipo 50 kg di carne a testa. Dovrebbe essere per tutto l'anno il cinghiale. C'è l'invasione. Dovrebbero farla un po' più lunghina. Perché c'è fanno di danni. Fanno dei danni lo stesso. Questa è l'ora bastarda d'inverno del sole, perché a questa altezza noiosa. È bella sta storia. A me mi garba tanto questa storia.